Saremo attivi anche su questo segmento, non solo, ripeto, Italia su Italia, ma aprendoci al confronto con queste istituzioni internazionali. Anche, su questo, anche la BCE, importante. Credo che sia molto importante, ma non coinvolgibile in questo tipo di... Informabile però, sì. Delle banche centrali, mi limito a notare che la banca del Giappone ha avviato oggi il quantitative easing, che la banca centrale svizzera ha azzerato il saggio interesse. Siamo in attesa di decisioni, se possibili, ma auspicabili. Il nostro obiettivo da mesi, da luglio, è il pareggio di bilancio nella Costituzione. Cioè, è un evento epocale. Pensate se questo principio fosse passato prima degli anni 80, noi ci troveremmo con un debito pubblico risibile rispetto invece alla montagna di debito pubblico con cui dobbiamo fare i conti ora. Va detto, è molto complicato perché ci sono degli aspetti tecnici e costituzionali e legali non trascurabili, ma abbiamo cominciato molto bene e crediamo di chiudere il lavoro tecnico il più presto.